Salve ragazzi, sto per far provare per la prima volta nella vita proprio, sto per far provare The Last of Us a mia madre. Lei non sa niente, non conosce il gioco, ho giusto parlato ogni tanto di un certo fungo Cordyceps e basta, lei non sa niente. Io oggi la farò entrare in questa stanza e gli farò provare il gioco, ovviamente lo metterò su facile. Però devo specificare una cosa, mia madre odia qualsiasi cosa a tema zombie. Proprio gli zombie li fanno ribrezzo, ok? Beh, buona visione. Allora, ti ricordi come funziona, no, da quando hai giocato a Abe? Sì, Che con la faccio. X si conferma, col quadrato si cancella, col triangolo si torna indietro. Ok, allora, X per confermare, The Last of Us è il titolo del gioco, devi cliccare e pigiare lì. Nuova partita. Facile, Partita. mettilo su facile. Facile, No, sempre, con su no? le freccette. Ah, Facile. ok. Ok, X per nuovi dati, sì, ok, perché è il primo avvio di questo gioco. Ok. Da che adesso partirà un filmato. Tu cerca di seguire la storia, di commentare in base a quello che, se ti viene da commentare, di dire quello che senti, insomma, man mano che vedi le scene. E gioca in italiano. Quindi capisco quel che dice. Ora vedo solo delle palle che girano, eh. Cioè, così senza manco sapere di che parla. Sono il computer. Ok. Sì, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma. Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi, Fatela. giornatona al lavoro, eh? Fai ancora sveglia? È tardi. Oh cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi? Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Che Tieni. cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che ti piace. Tesoro, è Cosa? stupendo, ma credo che sia rotto. Non. Cosa? No. Hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei. Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Ti puoi muovere? Ecco la levetta a sinistra. Mentre questa qui per i movimenti e questa è per girare la testa, la telecamera, vedi? Sinistra e destra. Quindi usa i pollici. Poi Se io volessi andare alla porta, su metti il pollice con questo. questo. Esatto.
E poi compare un pulsante da premere quando sei vicino alla porta. Comincia così il gioco. Oioi. No, tieni le dita sulle levette analogiche. Esatto. Vedi lì? C'è il Sì. triangolino da premere. Come lo premo? Triangolo. Papà, dove stai? Papà. Papà, dove stai? No, questa è il bagno, come non detto. Papà. Non mi scappo. Girati verso destra con la levetta destra. Piano, piano, delicato. Va, ok. Questa è la camera. Ehi, sei qui? Siano in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito Dove la diavolo nazione. sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione È mostrerebbero segni di vicino. crescente aggressività Dobbiamo e... far uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. Ehi, A voi! quanto pare alle nostre Ehi, spalle sta accadendo... non smorzare, mi devi andare! Che scossa! L3. Madonna, avevi fremuto tutto! L3 sarebbe questo tasto qui, se lo pigi è un altro pulsante, Papà! L3. Ma adesso non lo chiede più. Percorre. E non si corre nella prima parte. Sinistra. Io non sono mica tanto abituata a questi No, giochi. tranquilla, torna indietro, stai Però è andando. Stai bello, andando. eh? Sì? È bello, mi piace come grafica. Io volevo uscire, volevo andare Ci sono le fuori. scale. Alle scale, non l'ho visto. Sembra quasi un film. Sì, mi piace. Magari guardiamo di sotto. Ecco, i tasti sono al contrario, il tempo di imparare. Perché io per Sì, la sì. vita Ma non che ci rigioco. succede? Ah, non ti preoccupare. Arriva la polizia. No, non puoi ancora Non uscire. posso uscire. Papà! A destra Lì c'è il c'è il suo telefono. telefono. Che vuol dire alle tre? L3 è questo pulsante qui. Quando compare ti fa vedere una parte. Vedi là si è illuminato il Sì. tavolino perché sopra c'è il telefono che sta squillando. Triangolino. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Ok, cerchio. Sta arrivando, ha detto. No, e lo zio sta arrivando. Gli ha mandato un messaggio perché il papà non risponde. Ha lasciato il telefono a casa. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy, ti avverto! No! Vai! Sara, L'ho visto stamattina. ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui, mi hai capito?
dai. Dori. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Mamma mia, dobbiamo darcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via. E le due queste cose sono parassita. Per zoomare. Mi dici che è successo? Con questo tipo più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare. Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendila. Aspetta il tuo, sto andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est, della ovest. C'è da tenerlo lo stesso la vibrazione. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati? Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dritto, Tommy. Fermi! Kelly, che avresti fatto? Perché mi sono ferma? Io non mi sarei fermata. Sono qualcun altro. Dovevamo evitare. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Perché vogliono scappare? Si può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Tommy! Porca troia! Che cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Corriamo! Non possiamo fermarci, Tommy! Non posso passargli sopra! Torniamo indietro! Ce ne sono anche dietro! Là, là, là! Aspetta! Vai! Ecco, gli ha strappaccato il vetro. È arrivata un'altra macchina che gli ha dato... Ah, ecco. Gli è andata addosso un'altra macchina. Incidente. Stanno tutti scappando. Sì. Indietro. Attenzione! Io non lo spaccherei comunque. Eh beh, devi uscire da lì. Devi sortire, c'è una segui Tommy. Devi seguire Tommy. Avanti. È morto. Tommy è quello là con la camicia rossa. Seguire lui. Sì. Ricordati che con la levetta destra si gira la telecamera, quindi usa i pollici. Oh no. Tieni gli occhi chiusi, tesoro. Dai, stai imparando a usare le levette.
Ma chiudi lo cancello però. Aiuto! Quadrato. Troppo tardi. Addio. No. Non mi piange, non zombie. Non sono zombie. Ah! Mosca, niente, ma stavolta lo so che sei lì. No, devi tenere. Ripeti. Premere a ripetizione. È due o tre volte che sono morto. Premere a ripetizione. Ecco. Basta. Gesù. È morto. Era l'ora. Ci siamo quasi, piccolino. Schiaccio di tutto. Aiuto. Vado. Speriamo capiti mai, stai. Superano il recinto! Muovetevi, trovate una via di uscita! Una parola! Dov'è? Forza! Segui Tommy! Che dovete schiacciare! È fatto troppo lento! Dai, dai! Siamo alla fine! Ma siamo alla fine, vabbè. Gioca a te. Vado avanti io, guarda, ecco. Vado a carte semplici. Forza! Vai. Boom! Vai all'autostrada! Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Ci vediamo lì! Sbrigati! Che pensi, che fine pensi di farci, lo zio? Ci siamo quasi! Lo zio muore, che cavoli! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! Oh, no! Sara! Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. 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 No, no, no. Ti prego. Che vuol dire? L'ultimo di noi. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici.
Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Chissà perché sulle cose di estate vengono sempre fuori le 7, sono tutti pericoli. Vent'anni dopo. Come vent'anni? Vent'anni dopo, il gioco inizia adesso. Sì, è peccato. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Chi sarebbe questo Robert? Il fratello? Lo zio della bimba? No, Robert è un contrabbandiere. Ah. Vabbè, per ora possiamo anche finire qua. Allora, che te ne pare? Come grafica è stupenda, sembra proprio un film, mi piace. Anche quelle espressività facciali? Sì. Cioè, è un po' meccanica, perché logicamente è un gioco, non è un film. Però la storia, come al solito, una storia rompi scatole, strappa lacrime, che gli muore la figlia, e quindi poi dopo lui diventerà ovviamente uno che va a ammazzare tutti questi qua. E insomma, la bimbetta andava a morire, che logicamente uno resta male, no? Comunque non sono zombie. È un fungo che si chiama Cordyceps, che esiste davvero nella natura, che attacca le formiche, proprio... Ah, sì, lo conosco. Sì, l'ho visto. E infatti quando si vedeva... Il filmatino... Quei filmatini lì, che quelle ramificazioni, si vedeva che era il fungo. Quindi, nel senso, questo gioco non è come Walking Dead, nel senso che ci sono gli zombie, ma è più come Io sono leggenda, che ci sono degli infetti, che però non sono zombie. Ma tutto un colpo così è scoppiata sta cosa. Eh sì, è un batterio, però almeno in questo caso sappiamo il batterio da cosa nasce, cioè da questo fungo. Poi penso e spero che nel lungo andare del gioco spiegherà perché è scoppiata questa epidemia e perché è venuto fuori questo fungo, no? Io non ti dico nulla. Se sei curiosa, no, ma non ci gioco più. Guarda, non fa per me. Io non ci giochi. Guarda, gioco, hai visto? Dato subito a fare. Giocaci te, perché o se no gioco io te e guardi i commenti. Va anche così. Cioè, la storia mi piace. Ripeto, come grafica mi piace. Come ambientazione, lo stesso. È fatto molto bene anche.
La storia, vabbè, c'è da vedere come funziona. Come si evolve. Va bene. E delle luci, questa organizzazione mistica che ha rivendicato la paternità di due attacchi? Quando ha detto subito, siamo stati noi, ci facciamo chiamare le luci, ha detto, ecco i soliti fanatici, no? Come in tutte le storie di guerra, quando arriva un cataclisma, quando c'è qualcosa, è sempre un mistico, è sempre Dio che l'ha voluto. Kamikaze. È così. Quindi le luci le vedi come una corporazione di fanatici, diciamo. Hanno rivendicato che sono stati loro a mandare a fare questi funghi. No, gli attacchi esplosivi. Ho capito, cioè... vuoi che io mi rivolga a te per aiutarmi quando te mi dici che se te quello che ammazzi è logico che scappo da te, no? Insomma. Va bene ragazzi, per oggi è tutto e noi ci becchiamo alla prossima.